tempo di questa sfida è andata. Stasera, in questo San Valentino, dove ovviamente sono stato sempre solo con te. Avevo fatto scendere in campo la nostra storia, le vibrazioni della nostra storia, le palpitazioni del nostro DNA, l'elettricità di tutto ciò che ci riguarda da sempre. Già dai primi minuti avevo capito che stasera avremmo vinto. Ale, Ale, Milan, Ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Dai! Allora, già dai primi 3-4 minuti avevo capito che stasera avremmo vinto. Speravo 2-0 perché il 2-0 sarebbe stato il risultato perfetto prima della partita, e questa era una partita da 2-0 perché siamo partiti forte. Siamo partiti forte, con intensità, elettricità, con velocità, con voglia, con impeto, con autorità, con autorevolezza. Non ce n'era scappato. Quando noi entriamo in campo con la testa, se non sei una super squadra, non ci batti. Se entriamo in campo con la nostra testa, con la nostra mentalità, col nostro carattere, se non sei una super squadra, non ci batti. Devi veramente fare una prestazione superlativa per batterci. Se noi siamo in giornata, in Italia, e forse non solo in Italia. Fatto sta che abbiamo giocato contro una buona squadra, in Inghilterra le squadre inglesi sono un'altra cosa, hanno un altro ritmo, hanno un'altra intensità, hanno un altro passo, sono un'altra cosa in casa loro, quindi stasera va bene, abbiamo fatto bene, dovevamo fare il secondo gol, Diouf, migliore in campo per distacco. E io non ti lascerò, sempre con te sarò, e non importa se io finirò nei guai, l'unico amore sei, non ti ho tradito mai. Diouf, meraviglioso, Diouf, meraviglioso, tutti i difensori meravigliosi, fase difensiva perfetta, partita preparata alla perfezione. Preparata per partire forte, cercare subito il gol, per poi far uscire loro e cercare di punirli in contropiede. L'abbiamo studiata bene, il secondo gol non è arrivato ma è stato costruito. Diouf e Ketelaar hanno avuto occasioni importantissime, e il 2-0 non sarebbe stata la pietra tombale, ma sarebbe stato un risultato molto molto bello. Adesso questo 1-0 comunque da gestire, abbiamo due risultati su tre, ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare, ci vedremo a Londra. Non chiedetemi biglietti per Londra adesso, non azzardatevi, chi non li ha chiesti fino adesso che non venga a chiederli adesso su tutti i miei social e anche dal vivo. Chi fino adesso è venuto a buttare fango su di noi, che non si avvicina a me né nella realtà né nella irrealtà né sui social, che non si avvicina a me, che non si... Poi magari perderemo a Londra 3-0, 4-0, 10-0, 20-0, non lo so. So che a Londra ci sarò, il biglietto per Londra l'ho fatto a novembre, il biglietto aereo per Londra l'ho fatto a novembre 2022, non stasera. Understand? Non vi avvicinate a me, non chiedetemi biglietti per Londra. Chi ha saputo solo buttare fango con la sua incapacità, con i suoi ritardi mentali, essendo inetto, essendo
sottosviluppato, essendo tutto quello che la natura non gli ha concesso di essere, non deve avvicinarsi ai miei social e a me nella realtà. Che sia chiaro, che sia chiaro, che sia chiaro, che sia chiaro, ok? Stasera abbiamo dimostrato ancora una volta che quando facciamo il Milan, quando vogliamo giocare a calcio, mettiamo in difficoltà chiunque. Quando si gioca a viso aperto, quando si gioca veramente a calcio, non in questo paese dell'anticalcio, dell'antiintelligenza, dell'antidignità. Quando si gioca veramente a calcio, a viso aperto, face to face, il Milan c'è. Poi puoi vincere, puoi perdere, puoi pareggiare, il risultato è determinato dalle tue capacità, dalla fortuna, dalle incapacità avversarie, dagli errori, dalla capacità di sfruttare gli errori, da tante cose. Ma il Milan, quando si gioca a calcio, quando sono le partite serie, quando sono gli appuntamenti seri, il Milan c'è. Il Milan c'è. Adesso andiamo a Londra, concentrati, tonici, tosti, carichi, consapevoli della maglia che portiamo addosso, consapevoli della nostra tradizione, della nostra storia, del nostro DNA, antica, meno antica e molto recente, consapevoli di tutto, noi siamo la C-Milan di Milano, sette volte campione d'Europa, dobbiamo avere rispetto di tutti, paura di nessuno. Tatarusano stasera, bravo, te l'ho detto in tutti i colori, sei scoordinato, non hai delle capacità naturali, ma stasera hai fatto il tuo dovere a pieno. Forse da quando sei da noi, per la prima volta, ti do una sufficienza, super piede, difensori meravigliosi. Tiob, superlativo, imperioso, gigantesco Tiob. Tomori credo che, se non cambia il livello delle sue prestazioni, credo che perderà il posto da titolare con questo Tiob. E andate ad ascoltare cosa dicevo di Tiob ad agosto, a settembre, ottobre 2022. Kier molto bene, concentrato. Kalulu molto bene. Teo, sì, no, sì, no, può fare di più. Tonali non stava bene. Giroud, grande sacrificio, gran lavoro, grande esperienza, grande graniticità, grande sgamato, furbo, attento, utilissimo Giroud. Numero 17 non fa quello che potrebbe fare, lo fa a piccoli sprazzi. Questa cosa non mi piace, non lo so, io sono convinto che entro poco andrà via, poi vedremo. Ciao, entro poco andrà via, poi vedremo. E Krunic molto bene, come quasi sempre da quando è da noi, come quasi sempre Krunic tiene bene la posizione, fa le cose giuste, quando è in difficoltà non azzarda la giocata, quando non può farlo lo fa, copre bene, tiene il suo passo, molto bene. Slemakers basso, è servito tanto in questo momento, Calabria non è al top della forma, Slemakers ci è servito tanto lì basso, ha fatto anche lui qualche errore, però tanto sacrificio. I subentrati bene, Messias più caro del solito, Rebic lavoro sporco, utile, bene quasi tutti. Il numero 17 potrebbe fare di più e Teo poteva fare qualcosa di più, però nel primo gol Teo è entrato in maniera determinante. E Brahim Diaz ha messo dentro. Brahim Diaz dovrebbe passare un po' di più questo pallone, ma tra le linee, quando riesce a girarsi con gli occhi verso la porta avversaria, può essere pericoloso. E alterna cose positive a cose meno positive, ma quando un po' si testardisce nei dribbling e la fisicità lo penalizza. Però ottimo Milan, abbiamo fatto scendere in campo la nostra tradizione, il nostro carattere, ciò che volevo vedere, volevo sentire il ruggito di San Siro e la squadra che trascinava San Siro. L'ho visto. Adesso andiamo a Londra, carichi, buon San Valentino amore mio.